Tutti qua sopra, però voglio lasciare la conclusione a... Sì, una bella chiesta la faccio. L'orizzonte, cioè qui dalle due di oggi, anzi dalle otto di stamani, siete stati con la testa in su, a bocca aperta, in silenzio, una cosa pazzesca. Stando qui, uno guarda il mondo e fa delle riflessioni e fa dei conti, fa il conto delle sedie, si rende conto circa 400 persone, di cui più di 250 ancora qui, zitte, che fa le fotografie, che prende in silenzio, in applausi, in momenti di entusiasmo. E vi giuro che da qui è incredibile e obbliga a riflettere. Obbliga a riflettere, perché se tutti siamo stati qui, noi abbiamo preso un po' il torcicollo, ma va bene, siamo stati qui ad ascoltare dei professionisti che si sono impegnati, tutti, a fare delle relazioni documentate. Cioè, in fondo, la documentazione, c'era sempre una documentazione. E già solamente cercare quello vuol dire studiare un po'. E questo è importante. Ma la cosa principale, ho sentito le relazioni che non sono state lette, ma sono state vissute, cioè espressione di qualcosa che il ricercatore, che il medico fa. E ha cercato di tramandare il succo. E il succo qual è? Cercare di arrivare prima alle malattie, ma più che altro cercare di capire la vita, la biofisica, la biochimica. Questo significa vita, cioè come funziona l'essenza. Se ci tocchiamo, noi siamo ciccia, qualcuno più bella, qualcuno meno bella, ma sempre ciccia siamo. Ciccia migliore, grasso giallo, grasso... Ma che c'è dentro quella ciccia? Dov'è la vita? Una volta dicevamo da dove vengo, dove vado, oggi diciamo cosa sono, chi sono, come sono fatto, cos'è. Mi è piaciuto tanto Walter Nudo quando ha fatto questa alcune affermazioni. Dentro c'è un ordine. Che fa il chirurgo e vede le foto, che vede, che taglia, vede le ulcere, si rende conto che le cellule piano piano si chiudono, vanno avanti, ma vanno avanti per i fatti loro, c'è un indirizzo. Allora c'è un ordine teleologico, c'è un ordine meccanicistico, c'è qualcuno che dice dobbiamo andare a Roma, oppure dobbiamo andare a Roma o a Rio o a San Paolo a Secondo. Ciascuno la pensa come gli pare, certamente c'è una direzione. E in quella direzione c'è un ordine incredibile, perché alla base della scienza c'è la biochimica, c'è la biofisica, che sia tradizionale o quantistica, ha sempre un ordine, ha sempre delle regole, che forse noi non consideriamo. È come la parapsicologia, è para perché non la consideriamo, la parafisica è para perché non la conosciamo. Ma c'è qualcosa che... è ordinato e noi non lo conosciamo, ma con le regole vengono dopo l'osservazione. Questa è la medicina. Prima c'è l'osservazione, anzi prima c'è la percezione, si chiama arte clinica, arte medica, che è la percezione. Quando una persona entra dalla porta, io so già tutto, se io so già tutto sono un buon medico. Questa è la percezione. E c'è qualcosa che te lo fa percepire, qualcosa che va al di là della ciccia, del macellaio, del famoso macellaio, il cicciaio. C'è qualcosa di più e non possiamo dimenticare, non possiamo farci livellare in basso, dobbiamo proprio liberarci da questo gioco che ci stanno facendo, cercando proprio di dare individualità, di capire che cosa c'è dentro, perché in questo modo aiutiamo gli altri. Ma per far questo ci vuole cuore, ci vuole entusiasmo, enteus emos, l'entusiasmo, un Dio nel cuore. Un Dio nel sangue, ecco che questo fuoco Giorgio l'ha saputo tramandare, che ci piaccia o meno, questa rottura di scatole di questo toscanaccio ci ha tenuto qui. Quindi bravo Giorgio, la conclusione più bella è la tua.
Grazie. Bravo, grazie di cuore. Allora, vi lascio con questa diapositiva, avevo creato una presentazione di chiusura, ma vi voglio solo trasferirvi questa diapositiva. L'intelligenza senza amore ti fa perverso, la giustizia senza amore ti fa implacabile, insieme a me, la diplomazia senza amore ti fa ipocrita, il successo senza amore ti fa arrogante, la ricchezza senza amore ti fa avaro. La povertà senza amore ti fa orgoglioso, la sottomissione senza amore ti fa servile, la bellezza senza amore ti fa ridicolo, l'autorità senza amore ti fa tiranno, il lavoro senza amore ti fa schiavo, le parole senza amore ti fanno introvertito, la legge senza amore ti soggioga, la politica senza amore ti fa egoista, la fede senza amore ti fa fanatico, la croce senza amore rappresenta la tortura, la vita senza amore non ha assolutamente senso. E allora, mentre vi voglio veramente qua, vi chiedo di fare questo, perché questo è la forza della vita e si chiama abbraccio. Sviluppa tanta ossitocina. Abbracciamoci, stiamo vicini. Altro che telefonino, messaggini. Abbracciamoci, vi invito ad abbracciarvi, abbracciate le persone che avete vicino, non abbiate paura. E poi chiedo di venire qui naturalmente tutti sul palco insieme a Eugenio Luigi Iorio, Mauro Miceli, professoressa Grazia Feno. Dov'è il fotografo? Voglio qua Armica Ingros, Ilaria, tutti quelli che possono venire qua, la mia famiglia. Venite tutti su, venite per piacere su. Vi voglio abbracciare. Mauro! Venite su che facciamo una foto? Tutti su, su, su! Bene, anche sotto, sì. Qualcuno sotto e qualcuno sotto, dai, dai, dai.